Hola luciadores e smerigliatori di paioli, ben ritrovati dal vostro Silver, dal Re Silverius, dalla pioggia, dalle statue, dal quadro maledetto, da chi più ne ha più ne metta, da qualsiasi cosa anche se non l'ho ancora detta, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, come di dovere, avanzeremo abbastanza di cautela perché, come sapete, con i mestoli non è una gran gioia affrontare gente in mischia, soprattutto se è questa gente e questa mischia. Oh, cazzarola. E una fragrante mischia sulle scale non è esattamente la cosa che più mi attizza, se devo essere sincero. Voilà. Ciapa lì, bel musino. Guarda che bello che sei. Bello spiattellato sulle scale. Fai la tua porca figura. Allora, siamo prossimi fortunatamente anche a un falò, perché abbiamo anche i mestoli in riserva energetica, e sarebbe quantunque duopo, o perlomeno se non duopo prima, perché prima o duopo certe cose bisogna farle, riparare la mestolanza, perché non siamo messi prettamente bene. Ehi, salve, salve, deve stare molto buono lei spadaccino ubriaco. Aio cazzarola. E vaffanculizzati. Allora, so che lo spazio d'azione non è così risicato come lo sto facendo sembrare, ma voglio evitare di avvicinarmi al quadro perché il quadro maledice, e volevo evitare di avvicinarmi alla statua perché la statua prende vita come tutte le altre, quindi insomma è una bella posizione. Ecco, ciapa lì, ciapa lì, ciapa lì, ciapa lì anche te. No, niente. Ah, ti ripari, vigliacco di un... Vabbè. Vieni, vieni. Io lo so che tu stai cercando di portarmi nel trappolone, perché a te la ciccia lì, tizia, non ti maledice. In effetti potevo mettere pelle vuota, Ma anche no. Dai. Ci sono cascato ancora nel magico tranello di questa spadata roteante. Quella! Pigliati il mestolo sui denti! Sì, lo so, sono un fifone io che non provo mai a fare i perri, perché poi alle volte mi riescono anche, ma vabbè. Detto questo, non cercheremo di andare a complicarci la vita ulteriormente. Osso di drago pietrificato, che sarà una gran gioia silveriana a tempo debito. Allora, questo no e questo no. Vabbè, va ben così, va ben così. Ma quello là non l'avevo... Sono abbastanza sicuro che... Eh no. Ascolta, cacacazzi! Levati dagli coglioni! Buona, bravissima, devi stare molto brava, molto brava. Ok, ora ragioniamo in maniera differente. No, mica tanto differente. Gli facciamo danno come una sequoia proprio. Tu sequoia, se vuoi che muoia, sei sulla strada. Ciapa lì? Volevo evitare questo, grazie. Volevo evitare proprio questo. Vediamo se riesco a... Oh! No! Mannaggia te all'arma corta! Eh no! Non va bene per niente così. Ti ho mai detto che mi stai sulle palle? No? Già così mi stai meno sulle palle, Se ti pigli i cacchi in faccia, mi stai meno sulle palle. E pensare che c'è di peggio, ossia beccarsi te in altri loghi. In altri luoghi. Ok. Benissimo. Ce l'abbiamo fatta. Come dico sempre, è vero che non sto andando troppo di mestolo in queste situazioni, ma vedete anche voi che non è prettamente facilissimo. Grazie. Allora,
Ah no, ok, avevo beccato l'altro. Quindi in teoria adesso ho questa situazione del manga. Vediamo un po' di gestirla con correttezza e con creanza. Grazie, grazie. Poco casino, per cortesia. Allora, uno alla volta. Siete assai più gestibili, sicuro. Sicuro come l'oro. Perfetto. Vedete che il fatto di aver nel video precedente cominciato a menare il camperlaia dalla distanza ha dato i suoi porchi frutti, ma veramente. Ah, ho lasciato là un oggettino. Roba pressoché inutile, però già che ce lo siamo conquistati con tanto sudore e fatica, perché ho gemmato che, vabbè, in effetti posso anche. Ok, grazie. Perfetto. Anche perché il falò in teoria lo vorrei accendere, ma non mi ci vorrei sedere, insomma. Anche se effettivamente ci devo ragionare ben bene. Allora, qua non mi ricordo qual è il tizio. Ecco. Ora vagamente me lo ricordo. Non dovrebbe riuscire a salire le scale, o perlomeno se ci dovesse riuscire dovrebbe morire tentandoci. Quello là sotto in teoria non dovrebbe essere un essere umano. Va bene, anche loro che muoiono con le spade piantate nei gradini. Fenomeno! Allora, là abbiamo Chandra e basta, quindi direi che possiamo andare giù a appicciare il paiolino. Mi cavo il dubbio per evitare sorprese, perché sai, quando poi ce l'hai nelle natiche è brutto andare a raccontarlo in giro. Non è vero? Non è vero. Allora, sfagiolanza. Sì, scusate, sono reduce da una piccola sessione a Bloodborne in cui i muri si aprono alla vecchia maniera. Quindi. Ah, sì, vi starete chiedendo. Il Silver era una sessione a Bloodborne? Why? Because. Perché sto cercando di aprirmi un po' di strade perché siamo in vista dell'uscita del DLC, quindi sarà d'uopo che, visto che col nostro fantastico personaggio abbiamo completato la seconda run, dobbiamo fare la terza, con cui a sto punto sbloccheremo anche il finale, ma ci concentreremo solo esclusivamente sul DLC. Vo' dico, non fatevi illusioni. Allora, io mi sa che. No, 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 no. Non ho voglia di rifarmi tutti quanti, né di dietro né davanti. Quindi credo che farò i Dragon Rider usando la polvere riparante. Non cercherò di sedermi al falò e rimpinguare la dose di amicici e amicice. Allora, facciamo così prima che mi dimentichi. Io sono talmente pirlevole che sono capace di dimenticarmi. Grazie. Poi una domanda così a cazzo buffo. Ma il mondano è buffabile? Baffabile? Sbaffabile? Sbeffeggiante? Da, perché non ci ho mai provato. Sì! Yeah, very good, very good, very nice. Yeah. Bene. Allora, direi che possiamo parlare con la Sciandrina qui. Eccetera, eccetera. Ok, sì, vero, esatto. Pensa che non avrei mai detto che. Ok. Va bene. Tu sai, vero, che sarai tu a morire? Allora, adesso vediamo un po'. Effigie umana, ciapa lì e ciucia. E poi direi, visto che comunque non sono difficilissimi, ma siamo sempre nel comparto del non si sa mai, dato che io sono capacissimo di tutto. Allora, direi che una fiaschetta me la posso bellamente ciucellare. No, ho sbagliato, ho gemmato invece che ciucellarmi la fiasca. Vabbè. Bene, con la bella Claire qui del Bel Claire, del col Montclair, ci proviamo. 5 minuti netti per farcela, in teoria dovrebbe essere fattibile. Una volta che riusciamo a tirar giù dal soffitto l'altro Dragon Rider, non dovrebbe essere. Ah, però, cazzarola.
Cazzarola, cazzarola, cazzeruola. Cazzeruola, cazzaruola, cazzaruola. Non so cosa mi abbia colpito prima, se è stata una freccia. Può essere. Può essere. Ok. Vieni qua. Voilà. Ma quello che sfreccia come una scureggia non sta a menare nessuno? Via! No, 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 no! Esoso del cacchio! Silver, esoso del cacchio. Non si fa, non si fa, non si fa. È inutilmente pericoloso fare così. Ok. Vai così. Ok, gemmina, che non si sa mai che possiamo combinarci dei casini a vanvera. Ok, poteva andare meglio, ma poteva anche andare peggio. Oh, che bello, mi avete lumato in due, eh? Siete una bella coppia voi due, sapete? Avete mai pensato di fare un'uscita insieme? O cose del genere? In amicizia? Perché? Perché cagate solo me voi due? Avete capito che se uccidete me muore anche lei, eh? Bravi! No, no, bravi! Vabbè, sapete che vi dico? Fottetevi! Cioè, vuoi farmi credere che faccio molto più danno così che pomì? Oibo! Sciarbole! Benandi! E zumbia! Ma guarda te, chi l'avrebbe detto mai? Ciapa lì e ciuccia. Non so se avete notato, riguardatevi il video, fate un piccolo back in the days, che l'ultimo colpo ha tolto un solo punto vita. Cioè, era rimasto con un solo punto vita. Rendetevi conto della situazione. Uela! Salve! Ciao, caro! Com'è? Butta bene? Tutto a posto? Casa? Tutti bene? Dai, facciamoci una ciaspolata anche con lui. Ok. Ah, la tua spada, eh sì, effettivamente. Ho visto posti peggiori, in effetti. Ok. Perfetto. Or dunque, prima di andare a cacciarci nell'ascensore che tanto vi ha fatto divertire e penare nello scorso video, nello scorso video, scusate, nella prima serie, perché lo sappiamo tutti che ho fatto un piccolo capolavoro di mestizia. Là, ciapa lì e ciapa lì. Perfetto. Gli ombrellai di Anor Londo hanno tanto da insegnarti, ragazzo mio. E stavo dicendo, prima di mettermi in ascensore, che con le mosse geniali del Silver nella scorsa run è stata veramente un patimento senza precedenti. Ecco, direi che possiamo cominciare a sconfinferare. Fatemi levare una curiosità, magari faccio una cosa dannatamente stupida, ma no, il gargoyle non è beccabile. E di qua non c'è ancora nessun altro che si possa beccare. Perfetto. Ok, allora ci limitiamo a fare una cusina così. Esatto, una cusina così, con poco da fare, ecco. E direi che anzi, ci sediamo al falò, rimpinguiamo un po' tutto, andiamo a Majula e nel frattempo, prima del prossimo video, così vedrete un po' di dati un po' sballati, magari farò un altro dei video di PvP che tanto vi piacciono e vi fanno ridere alle spalle del povero Silver, che è un chiavicone in queste cose. Vero, vero, vero? Sì, siete malvagi. Specialmente Mr. Susina, che abbiamo stabilito essere veramente una brutta persona che gioisce delle sconfitte del Silver. Guarda che ti ho visto, eh. Ma io mi diverto anche con questo. Va bene, ragazzuoli, noi ci vediamo nel prossimo video e intanto rimpingo un po' di roba, sistemo e faccio delle pulizie di primavera, soprattutto nelle narici del nostro re Silverius. Alla prossima, ciao ciao.